Ciao, oggi due progetti estremamente facili per realizzare dei portatovaglioli. Per il primo progetto parto dalla misura del tovagliolo, nel mio caso è 15x15 cm, e realizzo il tessuto di 22x22, cioè vado ad aumentare di 7 cm sui due lati. Se il tovagliolo è più grande, faccio lo stesso procedimento, aggiungo sempre 7 cm, quindi il quadrato avrà il lato di 7 cm maggiore del tovagliolo da cui partiamo. Vediamo che cosa ho preparato. Ho preparato due tessuti abbinati, nel mio caso sono di cotone, ed un'imbottitura. Questa è un'imbottitura abbastanza sottile, potete tranquillamente utilizzare la H630, vi lascio il link nell'info box, che è quella, diciamo, termica, si applica con il ferro da stire, oppure quella di cotone, quindi potete scegliere liberamente. E preparo quindi questi due tessuti con l'imbottitura e quest'altri che sono praticamente identici, i due tessuti e l'imbottitura. Li fisso per bene, così dritto su dritto, con la sequenza imbottitura e i due tessuti. Li fisso per bene e li vado a cucire tutto attorno, ma devo lasciare un'apertura di circa 8 centimetri su un lato, sia per l'uno che per l'altro. Fatto la stessa operazione su tutti e due i pezzi e qui è rimasta l'apertura. Quindi prima cosa elimino l'angolo, tutti e quattro gli angoli, per togliere proprio materiale qui, e poi elimino anche gli eccessi di imbottiture. Su tutti e quattro i lati faccio questa operazione. Ecco qui sistemate tutti e due. Un'ulteriore operazione che si può fare è quella di togliere anche vicino all'angoletto un po' di tessuto in questo modo. Per evitare proprio accumuli qui agli angoli è fondamentale. Lo faccio su tutti questi angoli qua e anche per quest'altro pezzo. E quindi giro sul dritto. Tiro per bene gli angoli fuori. Ecco qui. Faccio attenzione, non devo tirare troppo, altrimenti si rovina il tessuto, eh? Quindi preparo questo e adesso mando qui dove c'è l'apertura, tiro per bene i tessuti e li allineo così e quindi sistemo uno spillo. Stessa cosa per questo. Prima di fare la cucitura è necessario stirare per bene.
ho rifinito proprio con una cucitura sul bordo tutti e due, e adesso unisco così i due pezzi che coincidono e blocco per bene. Quindi nel mio caso specifico vado a cucire qui per 3 centimetri e su quest'altro lato per 9 centimetri. Perfetto, dove ho messo questo qua? Faccio la cucitura proprio su questa che già ho fatto. Ecco qui tutta la cucitura realizzata attorno su quella in realtà che avevo già fatta tono su tono, quindi praticamente non si vedrà nulla. E adesso apro così ed applico qui un bottone. In realtà posso fare anche un semplice punto nascosto, però secondo me il bottone è l'ideale, quello che ci vuole. Quindi il filo lo prendo verde come le foglie delle ciliegine e vado quindi a bloccare così e poi ecco, faccio attenzione, lo fermo e applico il bottone. Il mio portatovaglioli è pronto, guardate, gonfierà di più. Questo è l'altro che io ho realizzato, praticamente fatto sempre allo stesso modo, solo che ho ripiegato perfettamente a metà. E qui ho cucito sia su questo lato che sull'altro 6 centimetri di qua e 6 centimetri di qua, e viene così. Qui invece ho utilizzato un bottone di colore diverso. Ed ora passiamo alla seconda idea di portatovaglioli. Caso, sempre per i tovaglioli 15-15, ho preparato 25x25 questo tessuto e questo qui abbinato, nonché lo stesso tipo di imbottitura che ho usato prima, quindi valgono tutte le stesse caratteristiche. E anche in questo caso qui metto dritto su dritto e faccio una cucitura tutta attorno lasciando l'apertura, quindi lo stesso procedimento che ho fatto prima. Ecco qui. Come ho fatto prima, ho tolto l'eccesso di imbottitura, ho ripulito gli angoletti prima così e poi togliendo un'ulteriore quantità e poi giro sul dritto. Quindi, e come prima, stiro per bene così si appiattisce tutto quanto. Io ho stirato per bene e adesso faccio una cucitura molto vicino al bordo, tutto attorno. Qui la cucitura e quindi ho chiuso anche l'apertura che c'era. Questo per me sarà il dritto, questo il rovescio. Quindi vado a lavorare sul rovescio, in particolare richiudo così questo lato a metà.
in questo modo. Lo faccio combaciare per bene, blocco così, così blocco il punto su un lato, sull'altro. Adesso vi faccio vedere, non farò neppure il punto nascosto, cioè vado da un lato all'altro così e tiro per bene. Importante non passare sull'altro lato, cioè che questo è visibile solo all'esterno e non all'interno, e quindi procedo in questa maniera. Eventualmente poi posso, ecco qua, faccio questa cucitura fino qui in fondo. Cerco di fare un punto regolare, ovviamente. E qui semplicemente passo più volte e poi blocco. Realizzata questa cucitura qui, ripiego anche questo lembo, lo porto fino qui al centro in questa maniera, lo blocco come ho fatto prima, ci ho bloccato ed inizio la cucitura allo stesso modo. Ecco qui. Fatte le due cuciture, non neppure troppo, diciamo, con cura. Importante è che tengano bene il tessuto, soprattutto qui sulla parte iniziale e finale. Quindi giro sul dritto. Ed ecco qui. Ok. Come si vede? Allora, questa qui in realtà sembra quasi una busta per lettera e può essere utilizzata sia come porta oggetti anche da appendere per mettere la posta e così via, mettendo casomai qui un fiocchetto o qualsiasi altra decorazione, e si può appendere, qui si mette un piccolo gancio e si può appendere all'ingresso, e quindi insomma è una decorazione per la nostra casa. Però la possiamo utilizzare anche come porta tovaglioli, quindi nel mio caso specifico, come vedete, conterrà proprio il tovagliolo da 15, quindi si possono mettere i tovaglioli così all'interno. Allora, ecco qui quindi le due proposte che vi ho fatto oggi, due idee veramente molto molto carine, insomma alla portata di tutte, però con questa tecnica di cucitura proprio vicino ai bordi, che per chi è principiante può essere un elemento in più, e anche fare questo tipo di punto sul rovescio. In realtà, se siete più bravi e avete più manualità, potete fare un bel punto a croce qui sopra per chiudere e quindi metterlo in evidenza. Poi dipende anche dai tessuti che utilizzate e, come vi ripeto, se avete una buona manualità, l'idea in più è quella. Quindi questo porta oggetti o porta tovaglioli, questo un bellissimo porta tovaglioli che vi ho fatto vedere, la potete fare anche piegato in questo modo o così. Vi ho fatto vedere anche come si ridimensiona. Insomma, se questa idea vi è piaciuta, mi raccomando, lasciatemi un bel like, condividete questo video ed iscrivetevi al canale. Vi ricordo che sul canale trovate tante idee da abbinare ai portatovaglioli, quindi per la cucina, per fare dei bellissimi pensierini e anche per fare degli oggetti da vendere nei mercatini. Ciao amiche, vi saluto, vi ringrazio e mi raccomando, votate il progetto che vi è piaciuto di più, il numero 1 o il numero 2.